Quando si alza l'asticella della qualità e di conseguenza il prezzo, diversi smartphone passano sotto la lente di ingrandimento. Vengono giudicati troppo spesso basandosi solo sul prezzo e non per tutto quello che viene offerto dal device, soprattutto all'inizio. E credo sia proprio quello che è successo a questo Honor View 20, ma vi spiego meglio. Partiamo in modo un po' diverso, proprio dal prezzo, 699€. Oggi con certe cifre ci si porta a casa ovviamente device come Xiaomi Mi Mix 3 o il mitico OnePlus 6T, e questi come altri costano sicuramente meno dei 699€ richiesti di questo Honor View 20. Ok, abbiamo finito con il pippone legato al prezzo e adesso cercherò di dirvi la mia su questo dispositivo, senza soffermarmi troppo però su quelle che sono le mille caratteristiche tecniche, perché non voglio farvi prendere sonno prima della fine del video. Partiamo dal design e i materiali. Ragazzi, è davvero figo, non c'è nulla da dire, ma non lo dico solo io come al solito, ma ho cercato di farlo vedere a tutti i miei colleghi di lavoro, agli amici, e tutti sono d'accordo. Ragazzi, lui è bello, ricercato, particolare, magari di certo non è per tutti, ma è diverso rispetto alla massa. Tutto è al suo posto, non manca praticamente nulla, c'è la Type-C con la ricarica rapida, il tasto accensione e spegnimento ad altezza giusta ed è ben posizionato anche il sensore per l'impronta, sempre veloce ed affidabile, aiutato anche dalla camera frontale con il riconoscimento facciale 2D. Honor però non si è fermata qui, infatti in questo View 20 c'è la porta infrarossi e non manca nemmeno l'attacco jack 3.5 per le cuffiette. Vi ricordo anche un'altra piccola cosa che molti si dimenticano, che Honor e Huawei ovviamente è l'unica che vi permette di utilizzare lo smartphone in modalità desktop, anche in wireless, senza cavi, e in ambito lavorativo credo che non sia da sottovalutare questa opzione, no? Penso ad esempio in quanti comprano il Note 9 per il pennino che poi magari non lo usano. Ecco, questa è una di quelle specifiche che può tornare utile in ambito lavorativo e quindi va ricordata che c'è. La vera caratteristica che ha reso così importante nel nostro mercato questo Honor View 20 è il pannello, ma non tanto per la tecnologia usata, in quanto ragazzi è un IPS piuttosto standard di buona qualità, ma per il buco. Sì, avete capito bene, per il buco, ma non pensate male, che è posto in alto a sinistra e al suo interno è stata alloggiata una fotocamera da 25 megapixel, ma soprattutto permette di avere un dispositivo senza notch, senza la tacca, quindi non perdendo, no, quel senso di continuità e quella parte estetica di un dispositivo che in questo caso è davvero ben riuscito. Trovo questa scelta azzeccata, ragazzi, perché dopo qualche minuto ci si dimentica proprio di questo buco, di questo foro. Perché? Perché quando visioniamo lo schermo noi tendiamo a guardare la parte centrale e non la parte esterna. Quindi ragazzi, per me è super promossa come idea, anche perché davvero dopo 2 minuti ci si dimentica del foro e sembra di avere veramente un dispositivo completamente senza cornici. Tornando al display, posso dire che è un'ottima unità con una buona riproduzione di colori, a parte i neri che sono da IPS, non si sporca troppo di impronte e non crea problemi con gli occhiali polarizzati. Non perdo tempo a parlarvi di software, perché a parte aver cambiato il nome da MIUI a Magic, c'è tutto quello che troviamo su altri dispositivi Honor o Huawei, quindi software più o meno è sempre quello. Ecco, l'unica cosa davvero figa sono gli swipe, che vanno veramente da dio, finalmente top. Su questo profilo nulla da dire. Tornando al pippone legato al prezzo, va messo sul piatto anche il processore. Infatti su questo Honor View 20 troviamo l'ultimo processore a 7 nanometri pensato da Huawei, il Kirin 980, a parte che sta per uscire anche il 990, quindi a numeri attualmente è il più performante della categoria montato su di uno smartphone. I benefici di questo processore sono molteplici, fa girare Honor da paura e lo dimostrano anche i numeri, no? Ma soprattutto non scalda e non consuma nulla, anche grazie poi al raffreddamento montato sul device. Tanto che con due SIM al suo interno e la batteria da 4000 mAh montata, ragazzi, mi ha permesso di fare una giornata stress con oltre 8 ore di display, e questo mi sembra davvero tanta roba. Il reparto fotografico è di ottimo livello, il sensore principale è da 48 megapixel con apertura f1.8, affiancato da un sensore 3D TOF usato attualmente solo per la messa a fuoco. Non manca poi ovviamente l'intelligenza artificiale e la modalità notte, che abbiamo già visto su altri dispositivi top targati Huawei. Non starò qui a discutere con voi di quanto convenga oppure no avere un sensore minuscolo da 48 megapixel e se questo IMX 586 sia davvero così efficace, ma se volete farvi un'idea ben precisa, no, di quello che è il sensore, vi lascio in descrizione il link di Android Pit scritto da Luca Zardinello, e così vi farete una buona idea più specifica su quello che è proprio, no, il sensore Sony montato su questo device. Detto ciò, gli scatti eseguiti da questo Honor View 20 mi sono piaciuti, non saranno all'altezza magari di big camera phone, ma gli scatti a 12 megapixel
megapixel per me ci stanno da Dio. Stesso discorso vale anche per la camera selfie da 25 megapixel, che ha davvero un buon dettaglio, ecco, magari con uno sfocato poco credibile rispetto ad altri, ma nel complesso va più che bene. Ottimi anche i video che, nonostante manchino di stabilizzazione ottica, risultano piacevoli e ben stabilizzati, con una raccolta dell'audio dei microfoni praticamente perfetta. Il modulo dual SIM LTE montato all'interno del device è ottimo sia come ricezione che come riaggancio del segnale quando completamente perso. La qualità in capsula è ok e anche dall'altra parte ci sentono piuttosto bene. Purtroppo però vi dico già che l'audio è mono, anche se possiede un discreto volume. La scheda tecnica è più che completa, al suo interno abbiamo il wifi doppia banda con un'antenna aggiuntiva per migliorarne il segnale, il GPS con doppia frequenza compreso i satelliti Galileo, c'è il Bluetooth 5.0 e ovviamente non manca l'NFC. Purtroppo manca la ricarica wireless e la certificazione IP68 che avrebbe reso questo dispositivo davvero molto molto più completo e ancora più interessante. Lo so che a molti di voi non interessa né l'uno né l'altro, ma essendo praticamente una fascia da top di gamma sarebbe stato molto più piacevole ritrovare anche queste tecnologie a bordo di questo View 20. Ma torniamo all'inizio di questo video. Ok, siamo d'accordo che nonostante l'hardware offerto, 699 euro sono cifre importanti, soprattutto perché siamo stati abituati così da Honor, no? Soprattutto a cifre diverse. Entrare nel mercato con un dispositivo top di gamma a questo prezzo fa pensare ovviamente a tutte le alternative acquistabili. E avete ragione, ma il confronto io vorrei farlo tra qualche settimana, quando saranno presentati tutti i nuovi dispositivi degli altri brand, e capire a quel punto quanto sia fuori mercato il prezzo di questo Honor View 20 già dal prezzo di listino, senza considerare che già oggi, al momento di questa recensione, lui costa circa 630 euro su Amazon, e troverete il link qui sotto in descrizione, e sicuramente, essendo in anticipo rispetto a tutte le altre uscite, molto probabilmente lui calerà ancora e a quel punto diventerà, non dico un best buy, ma comunque con un prezzo molto più allineato e quindi un po' per tutte le tasche. Personalmente è un device che mi è piaciuto molto sia per i design che le prestazioni offerte. C'è qualche mancanza, verissimo, avete ragione, ma lo trovo un gran lavoro da parte di Honor, ma soprattutto non è la solita minestra riscaldata che porta piccole aggiunte rispetto all'anno precedente, tanto per tenerci buoni. Che dire ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto, come al solito vi chiedo di supportarmi con un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, ma soprattutto ragazzi di seguirmi su Instagram, dove troverete tutte le novità ancor prima che qui su YouTube. E io per oggi vi ringrazio per aver visto anche questo video e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!